Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Innanzitutto volevo augurare a tutti voi buon anno perché siamo entrati nel 2022, sono gasatissimo e spero che sia un anno migliore per tutti e che porti tante cose buone. E a tal proposito voglio iniziare questo 2022 con un video abbastanza importante e nella quale andrò a sostituire i sedili della mia Mito. Ho comprato dei bellissimi sedili di una quadrifoglio, non i Sabert purtroppo, ma i famosi sedili con gli stemmi sullo schienale, con le cuciture bianche e verdi, con il tessuto simile a Cantara, insomma sono fatti veramente bene. E quindi niente, io avevo i vecchi sedili bruttissimi, quelli in finto carbonio, insomma sapete, no, queste trame molto fantasy che però a me non piaceva per niente, e quindi ho trovato una super offerta e li ho comprati subito. Quindi oggi andremo a vedere insieme come smontare i due sedili anteriori, la seduta posteriore. Ragazzi, cominciamo finalmente con questo smontaggio dei sedili. Ovviamente bisogna procurarsi gli attrezzi giusti, quindi munitevi di Torx T40 cacciavite piatto e cominciamo levando questi gancetti che tengono la placchetta che va a coprire il cablaggio, il connettore degli airbag e cinture. Connettore giallo da tirare in avanti, connettore arancione da tirare verso destra esterno dell'auto. Prendere Torx T40, andare a rimuovere le quattro viti che tengono saldo il sedile al pianale. Prima vite, seconda vite, poi ci sarà una terza e una quarta che vedrete a momenti. Ovviamente vi faccio vedere i passaggi solo sul sedile lato passeggero, tanto sul lato conducente è la medesima situazione, non cambia veramente nulla. Fatto questo, diciamo, per rimuoverlo vi consiglio di o rimuovere il poggiatesta o per tirare fuori il sedile dall'auto, o diciamo tenerlo tutto schiacciato, diciamo togliendolo, pesa leggermente di meno il sedile, è un po' più maneggevole, però si fa lo stesso, nulla di così drastico, c'entra perfettamente. Passiamo quindi alla seduta posteriore, sempre Torx T40, questa viene tenuta da due viti, molto semplice, basta tirare via le viti, si prende la seduta e si porta via, molto leggera, veramente semplice. Passiamo quindi allo schienale, la parte più complicata. Questa volta serve una T50, Torx T50. Passiamo ai perni che tengono saldo lo schienale al telaio. Sono fatti a cono con un cacciavite piatto. Vanno spinti o, non so, uno scalpello, quello che vi pare, io questo avevo. Va spinto il cono verso l'interno andando a pressare la molla, mentre si fa questo movimento va tirato in alto lo schienale. Vi mostro subito i sedili che ho montato, al momento sono montati solo questi anteriori, bellissimi con questo stemma fantastico, da una parte Alfa, dall'altra parte Romeo, con le cuciture bianche e verdi. Sono veramente stupendi. Passiamo sulla parte posteriore. Qui purtroppo adesso ci sta poca luce e ancora non ho montato nulla, in quanto probabilmente, piccolo spoiler, vi porterò un video su come rimuovere i pannelli posteriori e montare delle casse posteriori, visto già che ci sto, vi faccio vedere come fare. Ok ragazzi, siamo giunti quindi alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e abbiamo visto quindi come smontare i sedili anteriori e quelli posteriori. Alla fine è anche abbastanza semplice, non è così complicato, basta avere gli strumenti adatti e tanta pazienza.
Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. In tal proposito, mettete un bel mi piace, commentate se avete dubbi qua sotto. In descrizione vi lascio ovviamente tutti i link degli attrezzi che ho utilizzato. E i sedili, non mi chiedete dove li ho acquistati, quanto costano, cose così. Io l'ho acquistati da un autoricambi. State sempre allerta su subito.it, Facebook Marketplace, eBay. Lì, come capitano mito, diciamo incidentate o cose del genere, li troverete. State tranquilli, bisogna solo avere tanta pazienza e perderci molto tempo. Detto questo, vi invito a iscrivervi al mio canale, di seguirmi ovviamente su Instagram. Ragazzi, Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti.